Noi stiamo lavorando insieme al Ministero degli Interni, domani ci sarà un incontro in prefettura per garantire l'assistenza a tutti i profughi che arrivano, il ricongiungimento familiare e sia dal punto di vista anche diciamo, ovviamente tutto il tema del permesso di soggiorno temporaneo. Quindi la macchina si è messa in movimento sotto il coordinamento del Ministero degli Interni con le prefetture, quindi ci stiamo attrezzando anche a Napoli per garantire diciamo, l'accoglienza, perché chiaramente la comunità ucraina a Napoli è molto grande e quindi noi ci aspettiamo un arrivo significativo diciamo, di profughi, di familiari che possono arrivare a Napoli per questo motivo. Lei è stato a Firenze in questi giorni, il meeting dei sindaci del Mediterraneo, avete parlato ovviamente anche di questo. Oggi ci sono, diciamo, questi primi incontri fra le due parti. Lei qual è l'auspicio? Ma c'è una grande preoccupazione a livello internazionale. Ho parlato con i sindaci delle grandi città europee, non solo europee, perché col sindaco di Istanbul, il sindaco di Atene, abbiamo discusso molto di questa questione. C'è grande preoccupazione che questo evento dell'Ucraina possa essere una miccia che incendia un quadrante geografico, geopolitico molto delicato per l'Europa. Quindi c'è una grande pressione da parte delle città, delle grandi città del Mediterraneo, sugli stati nazionali, proprio per fare in modo che questo fronte sia compatto e che chiaramente non solo ci sia solidarietà nei confronti del popolo ucraino, ma che si lavori su una nuova prospettiva di pace. Non possiamo permetterci nuovi fronti di guerra all'interno del bacino del Mediterraneo, perché già lo ricordavano il sindaco di Beirut, i sindaci che vengono dall'esperienza del sindaco di Istanbul che raccoglie 2,5 milioni di profughi ancora della guerra della Siria. Quindi diciamo, i precedenti sono tragici, noi non possiamo permetterci in questa fase anche così difficile altre guerre in Europa, quindi la pressione internazionale deve essere forte per garantire diciamo, un unico obiettivo che è quello di una nuova pace duratura, che è quello di cui noi abbiamo bisogno. Sindaco, lei è stato ministro, quindi può ben comprendere quali sono anche le difficoltà che il governo italiano deve affrontare in questi momenti per allinearsi alla comunità occidentale in merito alle sanzioni. Io credo che la posizione, io condivido completamente la posizione di Draghi, questo è un momento in cui ci vuole solidarietà nel fronte europeo, in cui l'Unione Europea deve acquisire un nuovo protagonismo con compattezza e con decisioni molto chiare e molto lineari, mi sembra quello che si sta facendo, quindi oggi è il momento della coesione e della compattezza, dobbiamo essere tutti vicini al nostro governo e sostenerlo.